Benvenuti a questa inaugurazione della stagione di apertura del Castello Malgrado 2019. Apriamo con una bella giornata dopo un po' di giorni di pioggia, ma da qui insomma si avvia la stagione estiva e quindi contiamo su tanto sole e su tante belle giornate. Do subito la parola al sindaco Alberto Rostagno, il dottor Alberto Rostagno, e chiamerei anche qua vicino il sindaco di Alpette con cui è nata questa collaborazione per la prima mostra, così prima facciamo i saluti istituzionali e poi parliamo della mostra e del programma di stagione quest'anno molto ricco. Poi passerò la parola anche all'assessore Costanza Contacanova, assessore alla cultura. Prego. E buon pomeriggio a tutti, grazie all'architetto Silvia Vacca, presidente delle Amici del Castello, per aver riportato per un altro anno questa bellissima iniziativa al Castello Malgrado. In un contesto bellissimo, fortunati della giornata, andrà a presentare quello che è la nuova stagione culturale, artistica che avrà inizio proprio oggi. Ed è bello iniziare guardando il cielo, guardando le stelle, guardando quello che è il nostro creato, quello che abbiamo nel nostro creato, e questo lo possiamo fare grazie ad una delle eccellenze del nostro territorio, che è il Polo Astronomico di Alpette. Non sto qua a fare la storia del Polo Astronomico di Alpette perché penso che i canavesani ormai la conoscono tutti, ma è una delle più grandi, più belle realtà che muove molte cose, muove turismo, muove cultura, muove anche la gastronomia, fa fare delle cose al sindaco di Alpette, che lo saluto e lo ringrazio per essere qui oggi a Rivarolo, che forse senza il Polo Astronomico non avremmo mai fatto. E quindi io penso che questo connubio, questa collaborazione che è nata in questi mesi con gli Amici del Castello, con l'architetto Silvia Vacca, sia veramente di buon auspicio anche per il nostro territorio, in questo caso intendo il nostro territorio di Rivarolo, che prenda un pochino spunto da quello che hanno stato fatto dal Pette per creare delle cose che abbiano una realtà momentanea ma che abbiano futuro, che abbiano possono continuare nel tempo, come da tanti anni è il Polo Astronomico. Oggi sentiremo tante belle cose, tanti bei progetti che verranno esposti a voi per la stagione 2019, tante cose che forse non si sono mai viste qui al Castello Malgrado, ma che sono frutto della collaborazione e dell'impegno di tanti enti, ma in modo particolare, e veramente vorrei fare un applauso a tutti voi per Silvia Vacca, ma in modo particolare per tutti i ragazzi che sono tutti volontari, i ragazzi che con Silvia Vacca lavorano e fanno parte dell'Associazione Amici del Castello Malgrado. Veramente grazie. Un'associazione che lavora da tanti anni non solo per promuovere e far conoscere quella che è una delle più belle realtà di Rivarolo, che è il Castello Malgrado, ma per fare cultura fatta bene su tutto il territorio. Grazie ancora, rilascio la parola a Silvia. No, al sindaco di Alpette, che ringrazio ancora, Silvio Varetto. Grazie sindaco, soprattutto sei il nostro referente tra gli amministratori dell'Alto Canavese in città metropolitana, e colgo l'occasione per ringraziarti per quello che hai fatto in questi 5 anni, e la voce che hai portato a Torino, al Palazzo della città metropolitana e all'esecutivo dell'Appendino, affinché questo territorio non venisse dimenticato. A parte la questione canavesana, che tu sai che io mi sto assieme a te e ad altri sindaci battagliando particolarmente, perché non è pensabile non dare servizi, abbiamo superato ormai l'idea che si possa venire in Canavese a fare turismo con i mezzi di trasporto, e questa è una grossa pecca che ha sicuramente l'ente metropolitano. E questa è una cosa da dire, quindi anche i progetti che mettemmo in conto 15 anni fa con la comunità montana Valli Orche Soana, di un turismo slow, utilizzabile, utilizzare i sentieri magari venendo in Canavese con la canavesana, diventa un po' difficile. Questo lo voglio dire a questa platea, perché ci dobbiamo rendere conto
che a volte noi amministratori del territorio dobbiamo fare bella faccia, cattivo gioco per amministrare la quotidianità, ma avere la difficoltà nel poterci far sentire e far capire dagli enti sovraordinati. Detto questo, veniamo a questo giorno di festa. Ringrazio l'assessorato alla cultura del comune di Rivarolo, che ogni anno rinnova sempre delle iniziative culturali. Non è la prima volta che mi trovo qui. Ringrazio l'associazione Amici del Castello del Malgrà, che sono sempre prodighi a fare delle attività, e oggi ci hanno invitato. Hanno invitato più che il comune di Alpette, l'eccellenza che ha il territorio dal punto di vista culturale e scientifico, che è il polo astronomico Don Giovanni Capace. Non vi racconto la storia, ma al momento che dico Don Giovanni Capace, i canavesani sanno di chi stiamo parlando, la lunga storia di questo parroco e la capacità di creare socialità da parte di questo parroco, a partire durante la Seconda Guerra Mondiale fino agli anni 70, e mi fregio di essere stato suo chirichetto ad Alpette. Detto questo, era doveroso intitolare nel 2012 il polo astronomico di Alpette a Don Giovanni Capace, per una serie di accadimenti e vicissitudini, non solo per la sua donazione dello strumento più importante che oggi è presente al Museo delle Scienze di Torino, proprio perché non più utilizzabile in Alpette. La tecnologia è andata avanti, abbiamo realizzato il planetario ed ecco perché il polo astronomico di Alpette. Quindi ad Alpette si può fare cultura sull'astronomia 365 giorni l'anno e 24 ore, perché avendo questo planetario non mandiamo mai via i turisti, gli studiosi, gli appassionati a bocca asciutta, perché comunque c'è la possibilità di vedere i corpi celesti sia al mattino che al pomeriggio attraverso il cielo virtuale del polo astronomico. E questo grazie all'associazione Amici del Polo Astronomico di Alpette e tutte le associazioni affiliate, che sono gestite dal presidente Daniele Corna, che io conosco da lunga data, e anche per la qualità di eccellenza che è in grado di organizzare sul territorio fin dai tempi quando era assessore alla cultura della Valle Orco e Soana, della comunità Valle Orco e Soana. Un polo astronomico che si avvalora di eccellenze, di studiosi come il professor Ferreri, che è qui tra noi, e gli appassionati e gli altri docenti come Roberto, che è qui tra noi quest'oggi. Probabilmente questo anche connubio qui a Rivarolo è tuo merito, e ti ringrazio tantissimo. Insomma, possiamo essere fieri del Canavese, perché non è solo terra di eccellenze, di prodotti tipici e di castelli, ma anche di risorse naturali e bellezze, ma anche per questa capacità di fare sinergia dal punto di vista culturale, allargandoci dai percorsi di fede al turismo slow, come dicevo, l'alta via canavesana, la grande traversata delle Alpi, e perché no, vedere le stelle anche attraverso quei eventi che il polo astronomico riesce a fare all'aperto come lo startup. Vi ringrazio di avermi ascoltato, questo è il Canavese dal punto di vista culturale. Grazie. Grazie, Silvio Varetti. Buongiorno a tutti, io rinnovo i ringraziamenti che sono già stati fatti da entrambi i sindaci in precedenza. E sarò molto rapida, perché a breve andremo a presentare la stagione, che poi è sicuramente l'elemento più interessante della giornata, oltre ovviamente alla mostra. E un nuovo programma, una nuova stagione qui al castello, un programma direi particolarmente variegato e ricco di eventi quest'anno. Abbiamo avuto diversi incontri con Sida e con altri esponenti dell'associazione. E devo dire che potete già vedere intorno, oltre alla mostra,
avete qui, noi li copriamo un po' perché copriamo un po' lo spoiler, però abbiamo delle grandi novità per quest'anno che dopo Silvia verrà a presentarvi. E a livello di mostre abbiamo girato un po' il mondo in questi 5 anni con le mostre qui al castello. E abbiamo girato il mondo e quest'anno torniamo in Canavese, ma in realtà ci allarghiamo ancora di più perché andiamo nello spazio, guardiamo le stelle e di conseguenza penso che questo sia anche un po' potrebbe essere una metafora ben augurale per il castello, per l'associazione, in realtà per Rivarolo e tutto il Canavese, quello di guardare, di stare un po' più spesso con il naso lì in su, pensare un po' più spesso in grande, che non vuol dire fare dei progetti o pensare a qualcosa che di mastodontico che non si potrà realizzare, ma magari guardando un po' di più verso l'alto, innanzitutto ci si può un po' ridimensionare nelle nostre azioni quotidiane, ma si può anche pensare a migliorarsi sempre di più, e penso che questo sia in realtà una cosa che gli amici del castello hanno imparato in questi lunghi anni, ormai ovviamente non solamente i 5 anni in cui io ho avuto più stretta collaborazione con loro, hanno imparato comunque molto bene. E davvero l'ultima cosa che volevo ricordare è che appunto anche questo è stato un po' il trend di questi, almeno di questi ultimi 5 anni e anche precedenti, quello della partecipazione delle scuole a queste mostre che ci sono state, agli eventi ma anche alle mostre, e quindi se ci sono degli esponenti o comunque se sarà poi una cosa che verrà ricordata, per le scuole c'è la possibilità di venire a visitare la mostra concordando le date ovviamente con l'associazione, e quindi davvero anche questo penso che sia molto importante, fare cultura, aprirsi al Canavese, aprirsi in realtà il più possibile anche alla nostra regione, ma sempre pensare anche alle realtà locali, alle scuole, ai ragazzi che per primi secondo me devono anche imparare ad apprezzare, a valorizzare il territorio in cui vivono. Quindi davvero grazie a tutti e passo la parola a Silvia, ripasso la parola a Silvia. Bene, visto che tutti ringraziano, adesso ringrazio anch'io. Beh, innanzitutto ringrazio l'amministrazione per aver continuato a credere nei progetti dell'associazione che appunto da anni si occupa del castello, ogni anno cerca di rinnovarsi con delle iniziative sempre diverse, sempre originali, ma che attirino un po' tutti, ecco. La nostra idea di mostra è sempre di una mostra che possa essere leggibile a tutti. Parlavo prima con il dottor Ferreri, che poi chiamerò qua, anche in questo caso trattando degli argomenti anche complessi per chi non ha mai approfondito gli studi sullo spazio, sui pianeti, insomma su quello che abbiamo con il naso lì in su, abbiamo cercato di realizzare dei pannelli, un percorso mostra, degli oggetti che siano fruibili e leggibili da tutti. Non vogliamo mai che ci sia un distacco tra chi viene per caso a visitare il castello e chi invece viene perché è motivato a conoscere, approfondire quella che è un'iniziativa piuttosto che una mostra presente al castello. Legandomi al discorso scuole che ha fatto prima Costanza, permettetemi di ringraziare, a parte i membri dell'associazione, perché viene fatto sempre il mio nome, ma io se non avessi tutto il gruppo con cui lavoro sarebbe impossibile da parte mia riuscire a fare quello che facciamo, e quindi ringrazio io questa volta ufficialmente tutti i membri dell'associazione Amici del Castello con cui lavoriamo veramente pesantemente anche in certi periodi. E poi quest'anno in particolare voglio ringraziare due ragazzi che non se l'aspettano, ma che io sto guardando in questo momento, che si stanno girando per dire boh, sarò mica io, non lo so. Bene, sono Jacopo e Barbara, che sono due ragazzi che hanno scelto di fare alternanza scuola-lavoro presso la nostra associazione. Li ringrazio particolarmente, al di là del fatto di averci aiutato nel montaggio della mostra, nella realizzazione dei pannelli, eccetera, ma anche proprio per la scelta che hanno fatto, perché tante volte è più semplice o tra virgolette più immediato andare a fare alternanza scuola-lavoro magari in qualche studio che peraltro non ti permette di fare grandi cose, perché più che fotocopie o cose di questo genere diventa difficile ovviamente, perché la loro preparazione non è la preparazione specifica di quello studio. Invece avvicinarsi a un'associazione che sul territorio lavora, che ha varie
cose da fare. Loro sono partiti col pulire i vetri alla realizzazione di pannelli grafici piuttosto che usare altri programmi al computer o fisicamente proprio fare dei lavori manuali. Quindi sono veramente felice che abbiano scelto di aprire la mente a tanti lavori, quindi li ringrazio io particolarmente per questo. Si vergognano da morire e quindi facciamo finta di non vederli e va bene così. Comunque si chiamano Jacopo e Barbara, quindi li vedrete col cartellino con scritto Jacopo e Barbara. Detto ciò, chiamerei qui vicino a me adesso il signor Corna e il dottor Ferreri per dire qualche cosa in più relativa specificatamente al polo astronomico. Io ho già accennato che la mostra appunto è una realizzazione di pannelli, di immagini, di oggettistica che ci ha fornito il polo, che presentano un po' sia la loro attività sia quello che veramente noi abbiamo guardando il cielo e quindi con il naso all'insù. Non sarà una semplice mostra, ma ci saranno anche degli appuntamenti che odieranno loro, dirò io, non è un problema, saranno due nello specifico, uno qui al castello e uno presso il polo di Alpette, nonché la possibilità in generale nelle domeniche, perché no, di venire qua al castello e, sole permettendo, anche guardare il sole. Io adesso passo la parola al signor Corna prima, presidente dell'associazione Amici del Polo Astronomico, e poi al dottor Ferreri, direttore tecnico del Polo. Prego. Grazie presidente. Gli amici del Polo Astronomico e gli amici del castello. Ecco, le associazioni che partono con questo nome, che potrebbe essere banale, in realtà questo nome sta a significare che quando c'è amicizia, affiatamento, le cose vengono bene. Io sono veramente orgoglioso di quello che è lo staff che compone gli amici del Polo Astronomico, che ci sta dando tanta soddisfazione, perché è vero che il presidente magari qualche idea in più ce la mette, ma se non ci fossero le persone che danno una mano, il presidente da solo non andrebbe da nessuna parte. Quindi in questo momento specifico il mio ringraziamento più grande va sicuramente a Roberto Grande, perché è colui che sostanzialmente ha fatto tutto, ha aiutato il presidente per allestire la mostra. Vero è che lui abita qui a Rivarolo mentre io no, ma devo dire che oggettivamente e obiettivamente lui è colui per il quale in questo momento devo assolutamente ringraziare, che sta dando veramente molto. Grazie Roberto. Dopodiché io non vado a dire tante cose, dico semplicemente che il Polo Astronomico di Alpette, chi non lo conosce ancora, noi siamo ad Alpette, veniteci a trovare. Secondo quello che dice il sindaco di Alpette, forse c'è qualcosa di errato, noi non siamo aperti 365 giorni all'anno, se no saremmo a dormiremo lì sempre. No, sto scherzando, siamo aperti sostanzialmente sempre per chi lo vuole, ovviamente nelle feste comandate anche noi ci riposiamo, ma c'è un dato che lui ha detto, 24 ore su 24. Ecco, questo 24 ore su 24 nel giorno 6 del mese di luglio avverrà effettivamente, cioè partendo dal pomeriggio del giorno 6 concluderemo una 24 ore non stop che si chiama Star Party. È una manifestazione che facciamo tutti gli anni intorno del solstizio d'estate. Ovviamente comanda la luna, quindi dobbiamo anche stare attenti alla luna e alla festa patronale, per cui abbiamo deciso quest'anno di farlo il 6 durerà 24 ore, chi vorrà venire è tutto libero a tutti, conferenze, osservazioni del sole, della luna, degli altri pianeti. A luglio, quando lo faremo, ci sarà, e c'è già quasi, Giove, ci sarà Saturno, ci saranno insomma i pianeti più belli da vedere con il potente telescopio dell'osservatorio di Alpette, che mi fregio di dire, ma non per merito mio, è il secondo in ordine di capacità in Piemonte. Quindi siamo stati anche certificati ad ottobre da Erit International. Erit International certifica anche cose molto importanti, tanto per farvi un'idea, certifica il Quirinale, certifica il Colosseo. Tra l'altro arrivo giusto in questi giorni da Roma e mi hai fatto un paragone. Roma, bellissima, sono andato al Colosseo e ho saputo che è uno dei monumenti
più visti al mondo, chiaramente, viene visitato da circa 6 milioni di persone all'anno. Ora, 6 milioni di persone all'anno sono 4 volte la città di Roma, ok? Ebbene, il paragone è questo, mi pregio di dire anche questo. Il polo astronomico di Alpette viene visitato nell'ultimo anno da circa 2500 persone, 10 volte la popolazione di Alpette. E questo è merito dell'amministrazione che ha creduto in noi, merito dello staff, merito del direttore scientifico, il professor Ferreri, che con la sua capacità ed esperienza ed eccellenza nel settore ci porta a lustro tutti i giorni e tutti i mesi dell'anno. Grazie a tutti, passo la parola al direttore. Grazie Daniele e buongiorno a tutti. Dunque, innanzitutto mi scuso, non sono in grande forma fisica purtroppo, quindi abbiate pazienza per la voce. Allora, innanzitutto è doveroso ringraziare, anche se i ringraziamenti sono un po' inflazionati con quello che si è sentito prima, per il gentile invito. E poi volevo effettivamente complimentarmi per la mostra e con Roberto Grande, perché effettivamente è veramente notevole, ma penso anche per quanto concerne l'organizzazione del castello, perché la mostra è veramente ben fatta. Ho avuto il piacere adesso di vederla in anteprima e devo dire è veramente notevole e fatta a misura di persona, diciamo di persona media, non di persona esperta. Quindi i vari pannelli illustrano in maniera molto semplice le caratteristiche dei principali corpi del cielo. Vi è poi una proiezione della sfera celeste di questo cielo che purtroppo oggigiorno in gran parte non è molto ben visibile dall'Italia, perché noi abbiamo molto inquinamento luminoso, ma proprio sotto questo aspetto c'è da dire che Alpette si salva perché è centrato da Torino, e così succede che in pratica noi possiamo vedere da Alpette molte più stelle a occhio nudo di quanto non se ne vedano da tanti altri luoghi del Piemonte. E questa è, naturalmente è un'eccellenza anche di questo sito, e che mi fa anche dire che il telescopio di Alpette, il più grande, quello da 60 centimetri, è, come ha detto giustamente Daniele prima, il secondo più grande in Piemonte, il primo è quello che c'è all'Osservatorio di Torino da un metro, però c'è da dire che qui abbiamo molto meno inquinamento luminoso, quindi in pratica riusciamo praticamente a arrivare alle prestazioni di quello da un metro che c'è a Torino, perché qui abbiamo appunto un fondo cielo più scuro. E quindi che cosa succede? Succede che noi possiamo fotografare oggetti abbastanza deboli. Se abbiamo un fondo cielo chiaro a causa dell'inquinamento luminoso, a un certo punto ci viene fuori il velo chiaro e che ci nega la possibilità di riprendere gli oggetti più deboli, purtroppo. E questa è un'imitazione molto forte, tant'è vero che i più grandi osservatori del mondo, come sapete, purtroppo non si fanno certamente in Italia, ma in zone molto sperdute, come ad esempio le Ande cilene, dove in costruzione, anzi dove sarà posto, in costruzione in Europa, dove sarà posto il più grande telescopio del mondo, al quale partecipano attivamente molte ditte italiane. Noi italiani siamo molto addentro alla costruzione di questo telescopio, che avrà un diametro di 39 metri. Quindi avete sentito, 60 centimetri quello di Alpette, che è già grande, intendiamoci, un metro quello dell'Osservatorio di Torino, questo va a essere a 39 metri, questo vi dà un'idea delle capacità appunto dei telescopi del futuro, che dovrebbe entrare in funzione nel 2024. Comunque, tornando adesso a zone diciamo più vicine, cioè al Canavese, volevo ricordarvi che vi saranno dei fenomeni piuttosto interessanti, come già accennato Corna prima. In luglio, non soltanto perché ci sarà il cosiddetto Star Party, cioè praticamente una festa delle stelle, ma ci sarà anche il avvicinamento del pianeta Saturno, che è il più bello da vedere al telescopio fra i vari pianeti, e poi ci sarà un'eclisse di luna visibile dall'Italia, totalmente visibile dall'Italia, e oltretutto, a differenza di quella di gennaio, in orario comodo. Non so se qualcuno di voi ricorda l'eclisse di gennaio scorso, che era verso le 3 o 4 del mattino, insomma un po' scomodo. Poi in gennaio io appunto ho fatto anche una serie di riprese di questa eclisse da Pino, e c'era una temperatura di 3 gradi sotto zero, tanto per gradire. Questo invece sarà appunto in luglio, il 16 luglio, quando si presume la temperatura sia abbastanza gradevole, e sarà verso le ore 23, quindi anche un orario molto pratico, durante il quale pensiamo di avere un grande numero di persone che verranno a visitare l'osservatorio e a osservare l'eclisse, sperando naturalmente che il cielo sia sereno.
Comunque c'è anche da dire che grazie all'osservatorio molte persone stanno riscoprendo il cielo, l'altra metà del paesaggio, paesaggio che era stato un pochino trascurato soprattutto per, come vi accennavo prima, per il sorgere delle luci che ci cancellano gran parte del cielo. Sotto un cielo inquinato si possono vedere 50-100 stelle, sotto un cielo molto buio se ne vedono 2000. Pensate quale differenza. E poi la Via Lattea, chi riesce più a vedere la Via Lattea dal centro dei grossi centri illuminati? Da Torino naturalmente fantascienza, invece da Alpette si riesce a vedere, perché lì abbiamo un cielo, come dicevo prima, abbastanza buio grazie al fatto che siamo piuttosto lontani dalle varie luci di grandi centri luminosi. Anche Ivrea è abbastanza lontana, insomma. Ecco, poi volevo anche aggiungere che l'osservatorio fa anche delle, praticamente delle collaborazioni con le scuole. In questo chiedete soprattutto al presidente Corna, è lui che se ne occupa di questi aspetti, e questo anche grazie al fatto che abbiamo un planetario che permette di osservare naturalmente le stelle anche di giorno, perché è una proiezione del cielo. Però al di là di questo aspetto dovete sapere, forse non tutti lo sanno, che col telescopio comunque al di là del planetario si possono vedere le stelle di giorno, eh? Non è che non si possa vedere, in genere non le si fanno vedere oltre il sole, si intende, in genere non si fanno vedere perché sono poco appariscenti, si vedono dei puntini luminosi. Comunque sappiate che col telescopio le stelle più luminose si possono vedere di giorno. E a proposito di stelle, ricordando ovviamente il nostro Sole, ci sarà in novembre un fenomeno abbastanza notevole e abbastanza raro, che è il passaggio di Mercurio davanti al Sole. E anche lì noi ci saremo, saremo disposti a ricevere il pubblico per vedere il piccolo pianeta, questo pianeta interno, il pianeta più vicino al Sole, che rulla lentamente attraverso davanti al disco solare. Si vedrà un pallino nero, un disco nero che passa davanti. Un fenomeno questo molto interessante, che non si vede a occhio nudo, bisogna avere uno strumento, e che comunque con i telescopi di Alpette si potrà vedere bene. Oltretutto il fenomeno è visibile dall'Italia, fortunatamente, nel pomeriggio, quindi in orari ovviamente molto comodi. Questo è un altro aspetto per il quale vale la pena di considerare i vari appuntamenti che l'osservatorio di Alpette mette a disposizione del pubblico. Mi fermo qui, grazie dell'attenzione, scusate se sono stato un po' lungo. Grazie. Bene, mi ricollego agli appuntamenti che già ha ricordato il dottor Ferreri. Ognuno si deve pur fregiare di qualcosa, no? Allora, lui giustamente ha detto che la Via Lattea è difficile da vedere, non sempre visibile, eccetera. Ebbene, voi qua durante la mostra la vedrete. Non dico di più, ma ci sarà una sala particolare in cui potrete vedere la Via Lattea. Così do questo spunto, diciamo, iniziale. E poi una cosa che non ho detto prima, legata al percorso mostra. Giustamente il dottore ha detto che abbiamo cercato di realizzare una mostra che sia adatta a tutti, ad un pubblico anche non ferrato, non preparato in materia. Noi abbiamo cercato quest'anno di fare ancora un passaggio in più, e cioè fare una doppia mostra. Quindi c'è anche una specifica mostra al primo piano per bambini, ad altezza di bambino, nel senso che ci sono dei pannelli ad altezza di bambino con delle indicazioni ancora più semplici. Però visto che è un argomento che, insomma, di solito attira molti bambini, abbiamo detto, bene, perché non renderli protagonisti anche nel percorso di visita? Per cui spero possiate apprezzarlo, anzi noi aspettiamo sempre i vostri consigli e indicazioni, perché è fatto apposta per crescere, insomma, sapere cosa ne pensa il pubblico. Adesso, legato ancora alla mostra in corso, vi do due appuntamenti legati al programma della stagione. Uno sarà il 21 di giugno e uno il 28 di giugno. Sono due venerdì. Il primo sarà una serata di osservazione presso il Polo Astronomico di Alpette, dove sarà necessario prenotare sulle locandine, eccetera, anche nel totem che c'è in centro a Rivarolo, vedrete il numero di telefono, poi se avete necessità lo chiedete qua a noi, sarà necessario prenotare. Per poter aderire, insomma, a questa serata, calcolate comunque che l'andare al Polo Astronomico è con mezzi propri, ecco, non organizziamo un pullman vero e proprio, ma ci sarà questa possibilità. Mentre invece il 28, sempre di giugno,
sempre alla sera, l'osservazione avverrà dal Castello Malgrà, quindi attraverso i telescopi messi a disposizione col personale del polo astronomico, in particolare Roberto che è stato citato prima, che ci ha dato tutta questa disponibilità, sarà possibile al castello vedere il cielo di notte. Roberto ci ha anche dato la disponibilità attraverso un particolare telescopio di cui non conosco il nome, ma comunque un particolare telescopio, la possibilità nella domenica pomeriggio, quando ci saranno delle iniziative, di vedere il sole con un telescopio, quindi ovviamente un telescopio con dei filtri specifici e particolari, in modo tale da potersi avvicinare a questa luce così grande come quella del sole. Adesso, venendo nello specifico e slegandoci a questa mostra, vi volevo presentare alcune iniziative previste in questa stagione. Allora, abbiamo le nostre, chiamiamole solite iniziative, che sono lo scambio dei libri, il castello dei lettori, in particolare quest'anno sarà il 2 giugno la giornata e poi il 13 di ottobre a chiusura. Ci sarà il solito nostro detective a tavola, parliamo di settembre, insomma le nostre manifestazioni classiche ci sono e le vedrete nel programma, ma quest'anno abbiamo voluto fare una rassegna musicale importante. Magari chiamerei Costanza qua vicino a me, anche se parlo io non importa, però è un accordo che abbiamo fatto insieme, insomma, con l'assessore che ci ha appoggiato, insomma anche lei era interessata ad avere una rassegna musicale un po' impegnativa, sia dal punto di vista di date sia dal punto di vista di musicisti o insomma di programma. In particolare la rassegna si chiama Il pianoforte e i suoi amici, e questo già vi fa capire che il pianoforte sarà il protagonista. Sono 4 serate, 2 a maggio e 2 a giugno. Uscendo potrete anche prendere il volantino con tutte le date indicate, quindi così avrete anche modo di ricordare le varie date. Ma noi partiamo l'11 di maggio con l'antenato del pianoforte, con il clavicembalo, quindi il primo concerto 11 maggio, il settimo sospiro sarà appunto con il clavicembalo. Un quartetto di cui controtenore, flauto traverso, viola da gamba e clavicembalo ci accompagneranno in questa musica precedente rispetto all'utilizzo del pianoforte. 18 maggio, natura e cultura popolare nella musica da Beethoven a Bartok, un duo violino-pianoforte. E poi passiamo a giugno. A giugno abbiamo voluto, ecco, il primo concerto di giugno, l'8 giugno, il coro Arte Musica. È un coro di Valperga che però sta vincendo a livello sia nazionale che a livello internazionale dei premi molto importanti, e sapete bene che non c'è nessuno come chi in patria non si conosce, no? E quindi abbiamo deciso di aprire le porte del castello ad Arte e Musica, che saranno accompagnate al pianoforte, quindi comunque ci sarà anche il pianoforte partecipe. E poi il 15 di giugno, giocando con i fiati, l'associazione Non Ensemble, che ha già svolto altri concerti presso il nostro castello, e quindi flauto traverso, oboe, clarinetto e pianoforte vi accompagneranno in questa serata con duetti, tri, quartetti, piuttosto che l'ensemble completo. Ecco, abbiamo voluto toccare un po' vari periodi storici, toccare varie tipologie di formazione. Ci auguriamo che vogliate partecipare a queste serate. Sono tutti dei sabati sera, per farla semplice, e sono tutti alle ore 21. L'ingresso, come sempre, è gratuito. Saranno in sala, ovviamente, perché con la presenza del pianoforte dovremo montare tutto in sala, quindi ricordo come sempre a tutti di venire anticipatamente per riuscire ad essere certi di trovare posto, perché la sala purtroppo ha un numero di posti in qualche modo limitato e quindi più di tanto non possiamo accogliere. Ma insomma, questa è un po' la stagione musicale che abbiamo voluto presentare. E poi ci sono questi bei personaggi che abbiamo qua dietro, che invece ci accompagneranno sia durante la stagione, perché come ho ricordato prima il 2 di giugno ci sarà il book crossing, quindi lo scambio dei libri, ma in particolare in quella data ci sarà anche un'associazione che si occupa di calligrafia medievale, quindi farà dei laboratori e presenterà sia per adulti che per bambini questo tipo di calligrafia, e questo sarà un po' un anticipo di quello che sarà una grande manifestazione che stanno organizzando gli amici qua vicino, che sono i credendari del Cerro, una manifestazione medievale che si svolgerà a settembre. Adesso chiamerei Manuel qua vicino come presidente dell'associazione, che vi racconterà qualcosa.
chi ci conosce da tanti anni sa che noi siamo stati contattati più volte da gruppi storici che volevano fare manifestazioni medievali al castello e noi abbiamo quasi sempre risposto di no, non perché ci sentiamo particolarmente importanti o riteniamo che solo noi conosciamo la storia medievale, però abbiamo sempre cercato di portare in questo castello quella che è la vera storia medievale di questo territorio, quindi non, diciamo così, abbiamo sempre evitato quelle che sono delle sfilate in costume che finiscono come una sfilata in costume e basta, mentre invece non hanno un fondo storico che racconta attraverso una conferenza, attraverso la proiezione di immagini, attraverso la realizzazione dei costumi in un certo modo, studiando i tessuti che si usavano all'epoca piuttosto che il tipo di cuciture che si facevano. Ecco, questa è la parte medievale che piace a noi. Poi noi nasciamo come associazione di ricerca storica, quindi siamo un po' rompini su questa cosa, diciamocelo, però con loro invece ci siamo trovati molto bene perché abbiamo visto che invece hanno proprio questo stile, questa impostazione nel lavoro. Quindi passo la parola a Manuel che ci descrive queste tre giornate medievali che avremo a settembre. Grazie Silvia, indubbiamente questo per noi è un grandissimo complimento. Ringraziamo appunto gli amici del Malgrà per ospitarci in questa incantevole cornice, come poche altre, voglio dire, abbiamo in Canavese e dintorni. Voglio ringraziare anche molto l'amministrazione Rostagno perché ci ha dato supporto e collaborazione in questo progetto, cosa che di questi tempi, io voglio dire, non è facile trovare persone che abbiano voglia di credere nei giovani e soprattutto in un progetto nuovo e diverso come questo. Abbiamo denominato il nostro progetto Chiamata alle Arti proprio perché fosse un connubio che richiamasse l'attenzione su quello che facciamo. Nelle giornate del 20, 21 e 22 settembre proporremo infatti un concorso d'arte e mestieri a livello nazionale, aperto ad associazioni analoghe alla nostra, che si occupano di ricerca storica e ricostruzione storica. Quindi avremo delle botteghe itineranti che proporranno dei mestieri i quali verranno valutati da una giuria di tecnici competenti formata da archeologi, storici, ciascuno esperto in una propria materia, per valutare botteghe del cuoio, botteghe del legno, botteghe orafe, botteghe di sartoria, tutto quanto realizzato in maniera fedele all'epoca di fine 300, cioè quello che vogliamo realizzare è ricostruire all'interno del castello una società molto eterogenea, usando il concorso d'arte e mestieri come scusa per riportare in auge questo periodo storico. Ogni bottega partecipante dovrà realizzare nell'arco di 2 giorni un capodopera che dovrà essere realizzato non solo con i materiali presenti all'epoca, ma anche utilizzando le stesse tecniche utilizzate un tempo. Questo deve essere dimostrato alla giuria. Il concorso è aperto ad associazioni, solo e esclusivamente associazioni culturali tipo la nostra, e avrà inizio il venerdì sera con una conferenza culturale d'apertura che sarà tenuta appunto dagli amici del Malgrà, e avremo come ospite d'onore anche la professoressa Beatrice Del Bo dall'Università di Storia proveniente da Milano, collaboratrice del professor Alessandro Barbero, che magari molti di voi conoscono, che esatto, conduce, bravissimo, a CDC su Rai Storia, e competente in storia dell'economia medievale, quindi abbiamo pensato meglio di lei, nessun altro può parlarci di quello che era l'economia del tempo. Con questo progetto noi vogliamo anche portare un po' un discorso di incentivazione e rivalutazione del nostro territorio, offrendo una proposta turistica diversa, appunto basata sulla cultura, e che non sia, come diceva Silvia, la solita rievocazione che molti di noi hanno visto in giro, che sia la sfilata fine a se stessa, proprio perché vogliamo farvi capire
quanto sta dietro la nostra passione e quanto lavoro di ricerca e studio ci sia. Quindi io vi invito tutti quanti a partecipare numerosi, l'ingresso sarà libero proprio perché vogliamo riuscire a coinvolgere un pubblico di tutte le età, esatto, e quindi niente, vi aspettiamo numerosi. Vi invito ancora, se volete vedere all'interno in biglietteria, troverete un televisore che proietta un cortometraggio che abbiamo girato come associazione, abbiamo scritto una storia per come dire, fondare storicamente il nostro evento, che appunto dicevamo si terrà sulla fine del 300 alla corte dei conti di San Martino, castellani dell'epoca, feudatari di Conte Amedeo VI di Savoia, detto anche il Conte Verde, figura pregevolissima e conosciutissima alla fine di quest'epoca. E questo trailer che troverete è stato girato in diverse parti del Piemonte, principalmente ovviamente qua al Castello Malgrà. Quindi niente, vi aspettiamo, grazie a tutti per l'attenzione e lascio la parola. Grazie Manuel, un progetto direi ambizioso per quello che sono le due giornate, per tutto quello che comporta l'organizzazione, ma anche proprio l'evoluzione, diciamo, delle due giornate in sé. Quindi noi l'abbiamo approvato in pieno, abbiamo deciso di buttarci con loro in questa iniziativa, l'assessorato, il comune in generale lo ha approvato, e quindi mi auguro che lo approviate anche voi e veniate poi numerosi, facciate girare la voce. Poi in merito all'iniziativa ovviamente ci sarà la pubblicità dovuta, adesso è una presentazione iniziale perché abbiamo ancora tanto tempo davanti. Direi che abbiamo ultimato le chiacchiere, abbiamo raccontato tutto quello che potevamo raccontare, quindi non posso che invitarvi a visitare la mostra. Come sempre, l'ingresso sotto l'androne a destra per le sale al piano terra, poi ripassate l'androne, salite lo scalone e andate sul primo piano. Una cosa che non ho detto, troverete anche nell'androne scale un angolo che noi abbiamo voluto dedicare a Leonardo da Vinci. Quest'anno sono i 500 anni dalla morte del genio, ecco, e quindi abbiamo voluto ricordarlo con una serie di pannelli. Non è un angolo, non è una mostra vera e propria, non volevamo insomma allargarci troppo, ci sono tante mostre su Leonardo quest'anno e quindi non era il caso, però alcuni pannelli sono tratti da quella che è stata la mostra che abbiamo fatto su Leonardo, sulle macchine di Leonardo, con il Museo della Scienza e della Tecnica di Milano nel 1996, e quindi abbiamo ripercorso, diciamo, un pochino di quelli che sono i tratti della mostra che avevamo svolto all'epoca. Dopodiché troverete anche alcuni volumi sempre legati, insomma, a Leonardo, in parte legati a volumi che sono presenti in biblioteca, ecco, non voglio dire più di tanto per non svelare tutto. E poi vedrete anche una grande rappresentazione realizzata da Gigi Merlo, per chi l'ha conosciuto, purtroppo non è più con noi, ma realizzata nel 1982, credo, non vorrei dire un anno sbagliato, ma comunque lo trovate indicato anche di fianco, dove l'ultima cena ha dei personaggi un po' singolari, ecco, dico solo questo, lo vedrete da soli. Per qualsiasi informazione noi siamo qua, quindi chiedeteci, vi auguro buona visita e poi buon rinfresco alla fine del percorso di visita. Grazie a tutti.